Ciao a tutti, io sono Victoria e vi do il benvenuto sul nostro canale di YouTube. Questo è il canale di Victoria e Setana Marongiu. Questa è la quarta parte del video dove continuiamo a realizzare e finiremo in questa parte il nostro centrino rosa antica all'uncinetto. Passiamo subito al lavoro. Possiamo iniziare il giro numero 34. Abbiamo già fatto il primo blocchetto iniziale, quindi 3 catenelle più 2 maglie alte così come si presentano. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e faccio una maglia alta sopra la prima maglia che troviamo sul nostro camino, quindi entro dentro e faccio una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Adesso andiamo a fare una serie di maglie alte, 2 maglie alte con unico vertice, quindi getto il filo, entro quindi dopo questa maglia, diciamo sotto la catenella che precede questo blocco da 5 maglie alte con l'unico vertice, quindi entro qua dentro e faccio una maglia alta non terminata. Getto di nuovo il filo, entro dopo il blocchetto, quindi da 5 maglie alte, porto su e faccio seconda maglia alta non terminata e le chiudiamo insieme. 2 catenelle di separazione e adesso andiamo a lavorare attorno al blocchetto successivo, quindi questo blocchetto che racchiude quindi sempre 2 maglie alte con l'unico vertice, quindi getto, quindi entro nello stesso punto, quindi da dove è uscita questa maglia e vado, avvolgo con una maglia alta non terminata, è scappato il filo, quindi getto di nuovo, entro nello stesso punto, quindi prima di questo blocco. Porto su e faccio una maglia alta non terminata, getto, entro dopo ormai questo blocco e faccio seconda maglia alta non terminata. Chiudiamo tutto insieme e facciamo 2 catenelle di separazione. Di nuovo andiamo a lavorare attorno al blocchetto da 5 maglie, quindi entro di nuovo prima del blocco, quindi nello stesso punto da dove è uscita questa maglia che abbiamo appena lavorato. Quindi nello stesso punto facciamo una maglia alta non terminata, entro dopo il blocco, faccio seconda maglia alta non terminata, le chiudiamo insieme e facciamo 2 catenelle, 1 e 2. Di nuovo lavoriamo attorno al blocco da 2 maglie alte con l'unico vertice, quindi entro nello stesso punto, quindi prima del blocco e dopo il blocco. Chiudo. 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo getto, lavoriamo attorno a 5 maglie alte, quindi vedete che entro sempre nello stesso punto da dove esce la maglia, perché comunque prima lavoravamo attorno alle maglie, adesso lavoriamo attorno al blocco da 5, quindi entro, porto su, getto, entro dopo il blocco, porto su e chiudo. 2 catenelle, faccio vedere ancora una volta. Entro prima del blocco, porto sulla maglia, non la termino. Entro dopo il blocco, porto sulla maglia, la lavoro ma non la termino e chiudo insieme. 1 e 2, getto, lavoro attorno al blocco da 5 maglie alte, getto, entro dopo il blocco e chiudo più 2 catenelle. Ok, e così quindi dobbiamo andare avanti a terminare tutto questo il ventaglio, quindi facciamo attorno ogni elemento del giro sottostante 2 maglie alte con l'unico vertice più 2 catenelle di separazione. Quando arrivate alla fine di tutto questo ventaglio vi dovete ricordare di terminarlo quindi con una singola quindi maglia alta in questo punto, ma comunque ve lo faccio vedere. Quindi terminiamo questo ventaglio e ci vediamo alla fine. Sono arrivata quasi alla fine del nostro ventaglio centrale, quindi ho lavorato il mio ultimo elemento che risultano 5 maglie alte con l'unico vertice, quindi ho fatto le 2 maglie alte sempre con l'unico vertice, 2 catenelle, getto il filo e entro in questa ultima maglia alta e faccio una maglia
alta, così come abbiamo iniziato all'inizio del giro con una maglia alta, così lo terminiamo. Ok, per scrupolo ricontrollate il vostro lavoro e dobbiamo ottenere in totale 37 rapport da 2 maglie alte con unico vertice, così possiamo andare avanti sicuri. Facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3. Completiamo il blocco con 3 maglie alte, 1 2 e 3, tre catenelle per arrivare al blocco successivo, 1 2 e 3. E qui il nostro blocco della rosa in questo giro non ha nessuna diminuzione, quindi lo lavoriamo così come si presentano le maglie. Quindi getto il filo, lavoriamo una maglia alta, seconda, terza, che risulta essere sopra il blocco da 2 maglie alte del giro sottostante, quindi con l'unico vertice. Facciamo 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia, quindi saltiamo il quadratino e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, un'altra maglia alta sopra la maglia singola, 2 catenelle, 1 e 2, e completiamo il blocco con 3 maglie alte. Quindi entro nel vertice, faccio una maglia alta, seconda e terza, e così si presenta il nostro blocco. Facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3. Iniziamo il blocco successivo, quindi sempre con le solite 3 maglie alte, 1 2 e 3, 1 2 3 catenelle, una maglia alta che apre il nostro ventaglio, quindi singola, 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo a lavorare attorno a ogni nostro elemento, quindi entriamo, quindi prima del blocco da 5 facciamo una maglia alta non terminata, getto, entriamo dopo il blocco da 5, facciamo seconda maglia alta non terminata, chiudiamo tutto insieme e 2 catenelle. Adesso lavoriamo attorno a queste 2 maglie alte con l'unico vertice, quindi entro nello stesso punto, una maglia alta non terminata, getto, entro dopo dopo il blocco e faccio seconda maglia alta non terminata e li chiudo insieme. Ok, e così quindi dobbiamo andare avanti fino alla fine del giro. Quando arrivate alla fine del giro lo chiudete entrando nella terza catenella dell'inizio, facendo sempre una maglia bassissima, e poi per portarvi avanti iniziate già in modo autonomo il giro numero 35. Quindi fate sempre il solito blocco da 3 catenelle, dov'è che l'abbiamo iniziato? Ok, da 3 catenelle più altre 2 maglie alte del nostro blocco, e noi ci vediamo nel giro successivo. Iniziamo il giro numero 35. Abbiamo già fatto il primo blocchetto, quindi 3 catenelle più 2 maglie alte. Facciamo 3 catenelle di separazione, 1 2 3, getto il filo e sopra la prima maglia facciamo una maglia alta, quindi la stessa maglia che apre il nostro ventaglio. Facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, getto il filo, salto il primo blocchetto da 2 maglie alte con l'unico vertice, entro nel vertice del blocco successivo e faccio una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, getto il filo, salto un blocco, entro nel blocco successivo e faccio una maglia alta. E così dobbiamo continuare, quindi 5 catenelle, 1 2 3
4 e 5, getto il filo, salto un blocco da 2 maglie alte con l'unico vertice, entro nel vertice successivo e faccio una maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5, getto il filo, salto un blocco, entro nel blocco successivo e faccio una maglia alta. E così quindi andiamo avanti fino a terminare tutto questo ventaglio. Quindi 5 catenelle, saltiamo un blocchetto di base, nel blocchetto successivo facciamo una maglia alta. Quando arrivate alla fine di tutti questi blocchi, vi ricordate che dovete concludere quindi con una maglia alta singola, poi fate 3 catenelle di separazione e fate ancora questo blocchetto da 3 maglie alte e noi ci vediamo in questo punto. Ho terminato di lavorare il mio ventaglio centrale e in totale abbiamo ottenuto 20 maglie alte con 5 catenelle in mezzo, quindi abbiamo sempre saltato un rapport di base. Poi abbiamo fatto 3 catenelle e 3 maglie alte che racchiudono il nostro blocco. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e passiamo a lavorare il nostro blocco ormai piccolissimo, il blocco della rosa. Quindi getto il filo, entro nella prima maglia e faccio una maglia alta, getto, faccio seconda maglia alta. Qui formiamo la nostra diminuzione, quindi getto, entro nella terza maglia alta e faccio una maglia alta non terminata, getto, entro nella prima maglia alta libera, quindi singola, e faccio seconda maglia alta non terminata e adesso li chiudiamo tutte e tre insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Di nuovo getto il filo, entro nella maglia singola e faccio una maglia alta non terminata, getto, salto il quadratino, entro nella prima maglia del blocco di 3 e faccio seconda maglia alta non terminata, li chiudiamo insieme e completiamo con 2 maglie alte per chiudere il blocco. 1 e 2. E così si presenta il nostro blocchetto, ormai lo stiamo racchiudendo. Adesso di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, facciamo 3 maglie alte che aprono il blocco successivo, 1, 2 e terza maglia alta. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e apriamo il blocco con una maglia alta singola sopra la maglia alta del giro sottostante, quindi una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, getto il filo, salto un blocchetto quindi da 2 maglie alte con l'unico vertice, entro nel blocco successivo e faccio una maglia alta, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, getto il filo, salto un blocchetto, entro nel blocco successivo e faccio una maglia alta. E così quindi dobbiamo andare avanti fino alla fine del giro, alterniamo quindi questi due blocchetti. Quando arrivate alla fine del giro lo chiudete sempre nella terza catenella facendo una maglia bassissima. E per iniziare il giro numero 36, come sempre, vi portate avanti, create quindi il blocchetto iniziale, quindi questo qua, 3 catenelle più 2 maglie, 2 maglie alte, e noi ci vediamo nel giro successivo. Iniziamo il giro numero 36 dopo aver lavorato già il nostro primo blocchetto. Facciamo come sempre 3 catenelle per arrivare al ventaglio, 1, 2 e 3. Getto il filo e facciamo la nostra prima maglia alta di apertura, quindi sopra la prima maglia di questo blocco sottostante. Ok, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, getto il filo, adesso andiamo a lavorare sotto ogni archetto e sotto ogni archetto andiamo a fare 4 maglie alte, quindi getto il filo, entro sotto l'arco e faccio prima maglia alta, seconda,
terza e quarta maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, getto il filo e andiamo a lavorare sotto l'archetto successivo, quindi entro sotto l'arco e faccio di nuovo una maglia alta, seconda, terza e quarta maglia alta. Magari poi li posizionate meglio. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo sotto l'archetto successivo 4 maglie alte. 1 2 3 e 4 più 2 catenelle e così, quindi andiamo avanti fino alla fine di tutti i nostri archi. Quando arrivate alla fine, lavorate il vostro ultimo blocco da 4 maglie alte e poi chiudete il blocco facendo una maglia alta singola per racchiuderlo, poi 3 catenelle e lavorate il blocchetto da 3 maglie alte che racchiude quindi tutto il ventaglio e noi ci vediamo subito dopo. Sono arrivata quasi alla fine del mio ventaglio, ho lavorato il mio ultimo blocchetto da 4 maglie alte e ho deciso di farvi vedere, ma sono sicura che non avreste perso questo particolare. 2 catenelle e completiamo quindi, come vi ho detto prima, con la maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3, completiamo con 3 maglie alte il nostro blocco. 1 2 e 3 3 catenelle, iniziamo a concludere quindi il nostro blocco della rosa, quindi getto il filo, entro nella prima maglia alta e faccio una maglia alta. 2 getto il filo, nella maglia successiva faccio seconda maglia alta, creiamo un'altra diminuzione, quindi getto, entro quindi nel vertice del giro sottostante, qui faccio una maglia alta non terminata, getto, salto il quadrato, entro nel vertice quindi del successivo, quindi che si trova già verso la fine del giro, faccio seconda maglia alta non terminata, le chiudiamo insieme e completiamo con ultime 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi non abbiamo fatto più nessuna catenella di separazione, ma abbiamo lavorato prima 2 maglie singolarmente, poi 2 maglie con unico vertice e di nuovo 2 maglie singolarmente. Poi passiamo con 3 catenelle al blocco successivo, facendo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, apriamo il nostro ventaglio con una maglia alta singola, quindi sopra la prima maglia, 2 catenelle, 1 e 2, sotto ogni arco facciamo 4 maglie alte, 1, 2 3 e 4, 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e passiamo a lavorare il blocco successivo e così sotto ogni archetto facciamo 4 maglie alte più 2 catenelle, 4 maglie alte più 2 catenelle. Quando arriviamo quindi al blocco della rosa successivo, quindi poi facciamo tutti i tramezzi, qui facciamo una maglia alta singola, seconda maglia alta singola, poi entriamo in questo vertice del giro sottostante, facciamo una maglia alta non terminata, nel vertice successivo, quindi sempre di queste 2 maglie del giro sottostante, facciamo seconda maglia alta non terminata, le chiudiamo insieme e completiamo una maglia alta singola, seconda maglia alta singola e così quindi andiamo avanti fino alla fine del giro, lo chiudiamo in modo che abbiamo già imparato a chiudere e poi per iniziare il giro successivo ci portiamo avanti
facendo il nostro solito blocco iniziale. E noi quindi ci vediamo nel giro numero 37. Iniziamo il giro numero 37. Abbiamo già fatto il nostro primo blocco iniziale, quindi 3 catenelle più 2 maglie alte. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 per arrivare al nostro ventaglio. Qui getto il filo e facciamo una maglia alta, quindi che apre il nostro ventaglio, quindi sopra la maglia alta singola del giro sottostante. 2 catenelle, 1 e 2, e adesso andiamo a lavorare sopra le maglie che abbiamo creato nel giro sottostante. Quindi getto, entro nella prima maglia e faccio una maglia alta. Getto nella seconda, faccio seconda maglia alta, terza e quarta maglia alta. Quindi rifacciamo lo stesso blocco che abbiamo fatto nel giro precedente, 2 catenelle, 1 e 2. Adesso lavoriamo sopra il blocchetto successivo. Anche qua facciamo 4 maglie alte, una sopra ogni maglia del giro sottostante. Quindi seconda, terza e quarta. 2 catenelle, 1 e 2, e passiamo a lavorare sopra il blocco successivo. Quindi facciamo 2 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, e così facciamo fino alla fine del nostro ventaglio. Quando arrivate alla fine del ventaglio, completate l'ultimo blocchetto da 4 maglie alte, fate 2 catenelle, una maglia alta singola che chiude quindi il nostro ventaglio, 3 catenelle e 3 maglie alte che racchiude completamente questo blocco. E noi ci vediamo alla fine di questo passaggio, diciamo. Ho terminato di lavorare completamente il mio ventaglio, ho fatto l'ultimo blocco e ho fatto 3 catenelle. Adesso passiamo a diciamo quasi terminare il nostro blocco della rosa. Quindi sotto troviamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, quindi 5 catenelle nelle quali possiamo entrare, ma da queste 5 catenelle ne utilizzeremo solo 4, perché andiamo a fare 4 maglie alte con l'unico vertice. Quindi cosa facciamo? Getto il filo, entro nella prima e faccio una maglia alta non terminata. Getto, entro nella seconda, faccio seconda maglia alta non terminata. Getto, salto diciamo questa catenella che risulta essere unione delle due maglie alte con l'unico vertice, quindi entro nella maglia successiva e faccio terza maglia alta non terminata. Getto, entro nell'ultima e faccio quarta maglia alta non terminata. Adesso chiudiamo tutto insieme, quindi abbiamo fatto così 4 maglie alte con l'unico vertice. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e passiamo già a lavorare il blocco successivo. Quindi sempre una maglia alta, seconda, terza, 1, 2, 3 catenelle, apriamo il ventaglio con una maglia alta singola, 2 catenelle, e andiamo a riempire tutti i blocchi, quindi facendo 4 maglie alte sopra 4 maglie alte del giro sottostante. Quindi ve lo faccio vedere: 2, 3 e 4, 2 catenelle, e si passa direttamente al blocchetto successivo. Quindi importante è fare questa unione sopra la rosa. Facciamo quindi 2 maglie alte nella prima, seconda, e poi di nuovo nella penultima e nell'ultima, e le uniamo tutte insieme. Ok, in questo modo quindi andiamo a terminare il nostro giro. Fino alla fine alterniamo quindi ormai questo blocco del ventaglio e il blocchetto della rosa, che è arrivato al termine. Quindi andiamo avanti. Quando arrivate alla fine del giro, lo chiudete nella terza catenella facendo una maglia bassissima, e come sempre ripeto, vi portate avanti creando il primo blocchetto iniziale per il nostro giro numero 38. E noi ci vediamo fra un attimo. Buon lavoro.
Iniziamo il giro numero 38, quindi abbiamo già fatto il nostro primo rapporto iniziale. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo, apriamo il nostro ventaglio con una maglia alta singola sopra la maglia alta del giro sottostante, una catenella di separazione e passiamo a lavorare sopra questo blocchetto da 4 maglie alte. Getto il filo, faccio una maglia alta, seconda maglia alta, due catenelle, una e due, e completiamo terza maglia alta e quarta maglia alta. Tra un blocchetto e l'altro una catenella di separazione, getto e passiamo al blocco successivo, quindi due maglie alte, una e seconda, 2 catenelle e altre 2 maglie alte, una e due, una catenella di separazione e così andiamo avanti, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e completiamo con altre 2 maglie alte, quindi seconda maglia alta, una, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. 1 e 2, un'altra catenella di separazione e così questo lavoro lo andiamo a fare sopra ogni blocchetto da 4 maglie alte del giro sottostante. Quando arrivate alla fine, completate il blocco, quindi sempre dopo l'ultimo blocchetto, una catenella, chiudete con una maglia alta singola, 3 catenelle e 3 maglie alte che racchiudono il nostro ventaglio e noi ci vediamo dopo aver terminato tutto questo blocco. Ho terminato di lavorare il mio ventaglio centrale, ho fatto 3 catenelle e 3 maglie alte. Adesso dovremo andare a lavorare sopra il blocco con la rosa. Quindi dopo queste 3 maglie alte del nostro blocco facciamo una catenella. Getto il filo, entro sotto questa prima catenella da 3, porto su e faccio una maglia alta non terminata, getto, entro sotto la catenella successiva, sempre questa qua da 3, porto su e faccio seconda maglia alta non terminata. Adesso chiudiamo tutto insieme. Una catenella, getto e completo con 3 maglie alte già del blocco successivo. Una, due, e 3. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Quindi, semplicemente dopo il blocco da 3 che abbiamo dopo il ventaglio, facciamo una catenella e facciamo una maglia alta sotto le 3 catenelle, una maglia alta non terminata sotto le prime 3 catenelle e seconda maglia alta non terminata secondo sotto le catenelle successive. Le chiudiamo insieme. Una catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte del blocco successivo e proseguiamo. Una, due, 3 catenelle, getto, apro il rapport con una maglia alta, una catenella e andiamo a lavorare sopra il blocco da 4 maglie alte. Una maglia alta, seconda maglia alta, 2 catenelle. E continuiamo. Terza maglia alta e quarta maglia alta. Una catenella di separazione, passiamo al blocco successivo. Quindi questo giro non è difficile, anzi, l'importante è non dimenticare di fare questa unione sotto le catenelle, sotto le 3 catenelle di separazione. Quindi andiamo avanti a terminare questo giro in modo autonomo. Quando arrivate alla fine del giro, lo chiudete nella terza catenella facendo una maglia bassissima e sempre riproponete il rapporto iniziale del giro numero 39, così partiamo e non perdiamo troppo tempo all'inizio.
Iniziamo il giro numero 39, abbiamo già fatto 3 catenelle e 2 maglie alte che aprono il nostro giro. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ok, getto il filo, apriamo il ventaglio con una maglia alta sopra la maglia alta, una catenella. Adesso andiamo a lavorare sopra questi, sempre sopra questi 4 maglie alte con 2 catenelle in mezzo. Getto il filo, entro sopra la maglia e faccio una maglia alta, seconda maglia alta nella maglia successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Completiamo altre 2 maglie alte per chiudere il blocchetto. Una e seconda. E così abbiamo terminato il nostro blocco. Passiamo al blocco successivo. Non facciamo nessuna catenella, quindi getto il filo e continuiamo altre 2 maglie alte. Una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3 e altre 2 maglie alte per chiudere il blocco. Una e due. Passiamo al blocco successivo senza fare nessuna catenella, quindi di nuovo una maglia alta, seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Chiudiamo una maglia, sarebbe la terza e la quarta. Iniziamo di nuovo una maglia alta, una seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, terza maglia alta e quarta maglia alta. E così quindi andiamo avanti fino alla fine del ventaglio. Quindi facciamo 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Non facciamo nessuna catenella di separazione e passiamo di nuovo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Quando arrivate alla fine del ventaglio, ricordate di fare una catenella di separazione e chiudere con una maglia alta singola. E noi ci vediamo dopo questa maglia. Sono arrivata alla fine del mio ventaglio, quindi ho fatto la mia ultima maglia alta che lo racchiude. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, 3 maglie alte che chiude il blocco intero del ventaglio, una, seconda e terza. Adesso troviamo questo blocchetto con 2 maglie alte con l'unico vertice che abbiamo fatto nel giro precedente. Lo saltiamo, gettiamo il filo e passiamo a lavorare direttamente il blocco da 3 maglie alte successivo, quello quindi che apre il ventaglio nuovo, quindi una maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta. Quindi abbiamo racchiuso completamente il blocco della rosa e così facendo abbiamo ravvicinato i 2 ventagli. E da qui partiamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta che apre il ventaglio, una catenella e facciamo lo stesso lavoro. Una maglia alta, seconda maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, altre 2 maglie alte, una e due. Senza fare nessuna catenella di separazione, passiamo al blocco successivo e facciamo lo stesso lavoro. Una maglia alta, seconda maglia alta, 1, 2, 3 catenelle e così via. Continuiamo questo lavoro. Importante, vi dovete ricordare che qui facciamo 2 blocchi da 3 maglie alte senza nessuna catenella, proprio per racchiudere
completamente il nostro petalo. Quando arrivate alla fine del giro, vi ricordate di chiuderlo entrando nella terza catenella dell'inizio facendo una maglia bassissima, e poi vi faccio vedere come iniziare. Vediamo se si vede bene, ok. E poi vi faccio vedere come iniziare il nostro ultimo giro numero 40. Ci vediamo fra un attimo. Iniziamo il giro numero 40, quindi abbiamo chiuso il giro precedente entrando nella terza catenella dell'inizio, e per iniziare il giro 40 dobbiamo fare una maglia bassissima per arrivare sopra la maglia successiva, quindi la maglia centrale. Entro, tiro e passo senza lavorare. Da qui facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle sostituiscono una maglia altissima. Adesso getto il filo 2 volte, entro nell'ultima maglia e faccio una maglia altissima, 2, 2 e chiudo a 2. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e passiamo già a lavorare il nostro ventaglio. Getto il filo 2 volte sull'uncinetto, entro in questa prima maglia alta che apre il nostro ventaglio e faccio una maglia altissima non terminata, quindi lavoro a 2, lavoro a 2 e chiudo e lascio una catenella. Getto di nuovo 2 volte, entro nella maglia successiva, quindi sarebbe la prima del blocco di 2, e faccio seconda maglia altissima non terminata, 2 a 2, e lascio un'altra catenella sull'uncinetto. Getto di nuovo il filo 2 volte, entro nella seconda maglia di questo blocco da 2 e faccio terza maglia altissima non terminata, quindi 2 e 2. Tutte queste 4 catenelle che abbiamo sull'uncinetto chiudiamo insieme. Facciamo il picot, potete farlo sia da 3 catenelle che da 5, io lo faccio da 5. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Entriamo nella prima catenella di queste 5, aggancio e passo con una maglia bassissima. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Guardiamo il nostro lavoro. Quindi qui troviamo sia le 3 catenelle che 2 catenelle del giro sottostante. Quindi cosa faccio? Andiamo a fare una maglia bassa sotto tutte e due queste catenelle. Quindi entro sotto, sotto quindi la prima e seconda, entro sotto, aggancio il filo e faccio una maglia bassa. Poi magari spostiamo un pochino più al centro per averlo ben distribuito. Ok, e continuiamo. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui troviamo il blocchetto, quindi 2 e 2 maglie alte. Ma noi faremo sempre il blocchetto da 3 maglie altissime non terminate, quindi con l'unico vertice. Quindi getto il filo 2 volte. Entro nella prima maglia alta che troviamo sul nostro camino, e faccio una maglia altissima non terminata e lascio una catenella. Getto di nuovo 2 volte, salto la seconda maglia, entro quindi nella terza e faccio seconda maglia altissima non terminata. Getto di nuovo 2 volte, entro nell'ultima, quindi nella quarta, e faccio terza maglia altissima non terminata. Chiudiamo insieme, facciamo il picot, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entriamo nella prima catenella, passiamo con una maglia bassissima nella prima e nell'ultima, e andiamo a fare la nostra maglia bassa. Quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Allarghiamo il lavoro e cerchiamo queste 2 catenelle, quindi del giro precedente e ancora precedente. Entro sotto, quindi la seconda, aggancio il filo, lo porto su e chiudo.
si forma una specie di fiocchetto. Facciamo di nuovo, ve lo faccio vedere, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, getto il filo due volte, entro nella prima maglia e faccio una maglia altissima non terminata, getto di nuovo due volte, salto seconda maglia, entro nella terza, faccio seconda maglia altissima non terminata, getto due volte, entro nella quarta e faccio la mia terza maglia altissima non terminata. Chiudiamo tutto insieme, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entriamo nella prima, passiamo con una maglia bassissima, ok, abbiamo creato il nostro picot, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entriamo sotto la seconda catenella di separazione, quindi agganciamo tutte e due le catenelle, portiamo sul filo e facciamo maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, getto due volte, entro nella prima maglia alta del giro sottostante, faccio una maglia altissima non terminata, getto due volte, entro nella terza maglia, quindi saltiamo la seconda, entriamo nella terza, facciamo un'altra maglia altissima non terminata, getto di nuovo due volte, entro nella quarta, porto su, lavoro due, altre due e lascio una catenella, chiudo insieme, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entriamo nella prima, passiamo con una maglia bassissima, ok, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entriamo sotto la seconda catenella, agganciamo il filo, lo portiamo su e chiudiamo con la nostra maglia bassa. Ok ragazzi, è così, quindi dobbiamo andare avanti a creare questi elementi decorativi fino alla fine del nostro ventaglio. Quando arrivate alla fine del ventaglio, vi ricordate, così come abbiamo fatto all'inizio del giro, che qui abbiamo solo tre maglie alte, quindi sono il blocco da due dopo le catenelle e una singola, quindi anche in questo caso fate, magari va bene, quando arriviamo a questo punto vi faccio vedere come terminare il nostro ventaglio e fare l'ultimo passaggio qua. Ho fatto il mio penultimo ventaglio, ho fatto già il picot, adesso faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo la nostra maglia bassa sotto la seconda catenella di separazione. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e lavoriamo il nostro ultimo blocchetto, quindi getto il filo due volte, qui abbiamo solo 3 maglie alte, quindi non dobbiamo saltare nessuna maglia, entro nella prima, faccio una maglia altissima non terminata, facciamo seconda nella maglia successiva e terza in questa maglia alta che aveva, che chiudeva il nostro ventaglio. Abbiamo fatto 3 maglie alte, 3 maglie altissime non terminate, scusate, chiudiamo tutto insieme, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, formiamo il nostro picot, quindi passiamo con la maglia bassissima. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e passiamo a lavorare questo blocco centrale. Qui ci troviamo in questa posizione dove abbiamo 3 e 3 maglie alte. Qui cosa facciamo? Getto il filo due volte, entro nella prima maglia del blocco di 3 e faccio una maglia altissima non terminata, quindi lavoro a 2, a 2 e lascio una catenella. Getto di nuovo due volte, entro nella seconda maglia, faccio seconda maglia altissima non terminata, getto due volte, quindi saltiamo la terza del primo blocco e la prima del blocco successivo, quindi gettando due volte entriamo ormai nella maglia centrale del blocco successivo e facciamo terza maglia altissima non terminata,
getto di nuovo due volte, entro nell'ultima e faccio quarta maglia altissima non terminata. Passiamo con unica maglia bassissima e chiudiamo tutte queste catenelle e possiamo proseguire di nuovo. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Passiamo al blocco successivo e facciamo lo stesso lavoro. Una maglia altissima non terminata, seconda non terminata, terza maglia altissima non terminata, chiudiamo tutto insieme, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, formiamo il nostro picot entrando nella prima catenella che abbiamo appena creato, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo sotto e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e qui ci ricordiamo quando abbiamo 4 maglie alte lavoriamo nella prima, nella terza e nella quarta, la seconda la saltiamo e così quindi dobbiamo andare avanti fino alla fine del giro. Ci ricordiamo che in questo blocco centrale abbiamo sotto 6 maglie alte ma lavoriamo nella prima, seconda e poi di nuovo nella seconda e nella terza, quindi saltiamo le due maglie centrali, quindi da 6 dobbiamo avere 4 maglie altissime con l'unico vertice. Ok, quindi andiamo avanti fino alla fine del giro. Quando arrivate alla fine del giro vi faccio vedere come creare questo ultimo passaggio. Sono arrivata quasi alla fine del giro, quindi ho lavorato il mio ultimo blocchetto, ho fatto il picot da 5 catenelle, adesso facciamo ultime 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e terminiamo quindi il blocchetto iniziale. Quindi facciamo lo stesso modo, gettiamo il filo due volte, entriamo in questa prima maglia alta e facciamo una maglia alta non terminata. Getto di nuovo due volte, entro nella seconda maglia e faccio seconda maglia alta non terminata. Adesso entro nel vertice, quindi qua, e passo tutte le maglie con una maglia bassissima. Ok, facciamo una catenella ancora, entro ancora nello stesso punto, faccio un'altra maglia bassissima, riprendo, faccio un'altra maglia bassissima per fissare il tutto, un'altra catenella e passo il filo che ho già tagliato e così abbiamo terminato il nostro centrino. E così si presenta il nostro centrino terminato. Adesso non mi resta altro che nascondere tutti i filini di eccesso, quindi tutti i fili che mi sono avanzati dall'aggiunta di un gomitolo nuovo oppure all'inizio del primo giro. E poi ovviamente devo passare con il ferro da stiro per raddrizzare tutte le maglie. Come vedete il mio centrino è tutto a pieghe, soprattutto qua nell'area del petolo della rosa, quindi passando con il ferro da stiro risulta perfettamente piatto e tutte le maglie sono belle dritte. Quindi una volta che faccio tutto questo processo di lavorazione vi faccio vedere come si presenta in tutta la sua bellezza. E così si presenta il nostro lavoro terminato. Ho nascosto tutti i filini dell'inizio e dell'aggiunta dei gomitoli nuovi e ho passato tutto il mio centrino con il ferro da stiro, perché come vi ricordate nella parte comunque della rosa, quindi il foglio con la rosa, c'era una piccola gobba che comunque secondo me era poco estetica. Quindi con il ferro da stiro adesso tutte le maglie sono perfettamente dritte e il centrino è perfettamente piatto. Cosa posso aggiungere? Sono veramente soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto insieme. Misurando il centrino, quindi da una punta all'altra punta, risulta 65 cm. Io mi ripeto, ho lavorato con il cotone numero 8 e questo è il risultato che ho ottenuto, quindi per quanto riguarda le dimensioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato chiaro e ci vediamo molto presto con un altro video tutorial. A presto, ciao ciao!